Questa? Come una maga cazzo. Questa è la prima cosa che ho pensato, questa qua proprio. Invece no, poi ci siamo, cosa accadrà? Siamo confrontati, abbiamo deciso di farlo proprio per metterci dopo lunghe riflessioni, lunghi ricordi, lunghi pensieri. Aereo, cioè proprio quella lì, io la dirò sempre questa cosa, a me è una cosa che a me mi spaventa un po', però grazie a lui ho superato questa fobia. Siamo rasserenati. Sono paure, ansie che vengono, vanno, sono tutte nuvolette passeggere che passano per la mente. L'unico obiettivo è quello di arrivare, non dico fino alla fine, ma goderti il viaggio fino alla fine. Giulino. Stesso lì, capito? È il movimento, l'azione, la frenetica, che tu dici ok, dobbiamo arrivare solo all'obiettivo, non ci interessa quello che mangiamo, dove dormiamo, quello che facciamo. Noi sappiamo perché siamo qua e dobbiamo arrivare alla fine. Dall'ambizione. E dalla perseveranza. Riconoscere il perché stai qua. Forse perché, cioè, non era proprio la cosa di arrivare alla fine, sì, arrivare alla fine però... Allora, godendoti tutto il viaggio, capito? Sì, tutta sì. Questa esperienza, vedendo i paesaggi. Incontrando persone, conoscendo una nuova cultura, una nuova arte, nuove tipologie di pensieri, no? Perché comunque in ogni territorio sono pensieri diversi, pensa dall'altra parte del mondo e quindi secondo me io ho scoperto l'importanza di dover viaggiare, anche se ero già consapevole di questa cosa, ma di viaggiare e andare oltre, conoscere mondi completamente nuovi e di capire quanto è tutto c'è in comune tra le culture, tra la nostra cultura, la cultura asiatica, c'è sempre un qualcosa che ci accomuna. L'ospitalità, la loro ospitalità. Sì. Pensa che queste persone non hanno niente, ma paradossalmente ti danno tutto. E tu veramente hai tutto, cioè ti senti di avere tutto. Fanno delle cose assurde pur di darti tutto quello di cui hai bisogno. Un'esperienza che bisogna viverla, perché secondo me... Mancano le parole, raccontate. Parlare così è... futile, veramente futile. Vedo due bambini che mi sorridono e fanno: se vieni un'altra volta qua, portaci pure due mozzarella, questo è il cibo nostro, perché io associavo la bontà dei bambini con la bontà della nostra città, il cibo, perché sai, loro non hanno niente, allora il voler dargli qualcosa. Io sono ritornato qualcosa. Bambino personalmente, cioè io quando camminavo sulla bici, allora, sì. Nel villaggio quando ero piccolo, magari sai, è un po' tutto questi flashback quando ho dovuto affrontare dei chilometri sulla bici, per gli altri poteva sembrare una cosa molto stancante, per me è stata una cosa bella che mi ha fatto venire in mente quei momenti dell'infanzia, capito? Quelle sensazioni, quelle vibe che uno è spensierato e affronta la vita. Bisogna proprio, cioè, capito? È cambiato proprio la percezione di come affrontare la vita dopo questa esperienza. Dici, D'Alessio, non mollare mai.